Ciao, benvenuto a questo secondo ultimo video di oggi. Bene, qui invece ti parlo di un concetto veramente interessante, che è il fatto perché non mi piace suonare l'accordo solo in una posizione, ma perché è giusto ed è bello esplorarlo anche in altre. Perché il famoso concetto del 20%, vedo che un errore che ho sempre fatto io all'inizio, tra virgolette, era quello di suonare solo per dire il sol in posizione aperta, il mi in posizione aperta, in modo tale da usare solo quel tipo di accordi. E non va bene, non va bene, sai perché non va bene? Perché in questo modo praticamente non sei in grado di esplorare altre dimensioni emozionali. È come se usi una parola solo in un certo modo e non dai altri contesti e altre possibilità. All'inizio può sembrare una cosa bella, ma che dici? So fare poche cose e con questo posso comporre centinaia di pezzi, ed è bello. Tipo Bob Dylan, per dirci, compone, cantautori compongono centinaia di pezzi solo con accordi aperti. Ed è bello in un principio, però dopo rischi esatto di non esplorare altre cose, le inversioni, gli accordi fatti bassi, medi, alti, le sue dimensioni emozionali, accordi progressivi, le note fatte in un modo, le scale. Per anni ho fatto solo la scala blues e non facevo altro. Sono specializzato solo al blues, nella scala blues. Non usavo il tremolo, non usavo altri effetti, altri suoni da distorsione. E cosa succede? Che alla fine rischi. Che cosa succede? Rischi di bloccarti, rischi veramente che non riesci ad andare oltre, non riesci veramente ad andare oltre questo schema. Quindi ti consiglio veramente di suonare il sol in posizione aperta, in barré, in tutte le posizioni. Ho iniziato a farlo e l'accordo cambia, usare l'inversione, cioè quella fondamentale, la prima inversione, la seconda inversione, e cambia, l'accordo cambia, cambiano le emozioni che fai. Perché le sfere emozionali cambiano a seconda di come usi l'accordo. Ti è portate a aprire la palette di accordi. Non ti dico di usare 5 miliardi di accordi, ma senz'altro di conoscerli, di variare, di sperimentare tutte le possibilità sonore. Questo era il concetto. Ciao, Cossolini!